per tutto il giorno. Io mi trovo in un posto per me meraviglioso, perché il mare qui lo vedete alle mie spalle, per me non esiste un posto più meraviglioso perché ti apre il cuore verso l'infinito e ti ricorda anche che noi siamo infinito. Siamo degli esseri infiniti, sentiamo dentro di noi questa spinta, questo meraviglioso dono che la vita non finisce con la morte, ma c'è qualcosa di più forte che non può finire, che non è corrottibile. Lo sentiamo dentro nel momento in cui anche a piccoli respiri, però vivi, sei collocato in questo mondo e questo ci basta per capire che anche le cose di Dio, ma può mai Dio creare qualcosa fine a se stesso? Tutte le cose che crea Dio hanno uno scopo, quello dell'eternità. Che bella questa cosa! E che bello ritrovarmi qui a passeggiare questa giornata e riflettere su queste cose. Guardate che bello il mare, che bello il mare. È vero, sì, tutto è deserto e come a volte un po' anche la nostra vita. Attraversiamo momenti di deserto che sono fatti di, perché no, anche di preoccupazioni, di dolore, di angosce, di dubbi. Però poi capiamo che sono anche indispensabili questi momenti, sono indispensabili a volte creare il deserto, perché come dice Gesù, ti porterò nel deserto e lì parlerò al tuo cuore. Perché il deserto sceglie Gesù? Perché nel deserto tutto tace e quindi l'anima è più predisposta, per quanto doloroso possa essere, è più predisposta a sentire la voce del bene, la voce del nostro pastore, la voce di Dio. E quindi nel silenzio tu ti ridimensioni, nel silenzio tu ami, nel silenzio rifletti e nel silenzio senti anche dolore, un dolore che poi, ecco, come il treno, vedete, passa, ti lascia qualcosa. Ha il compito e il dolore di lasciarti qualcosa per poi andare via, di insegnarti qualcosa. Quindi che bello, che bella che è la vita, ma come si fa? Io a volte mi domando veramente, come fanno quelle persone, guardate il cielo, che bello, come fanno quelle persone che si lamentano, cioè che fanno di tutto, a volte veramente per complicarsi la vita, andando a cercare le cose più misere che poi quando ci creiamo, c'è chi i problemi li ha per davvero, però datemi retta, io conosco anche persone che i problemi se li creano perché sono troppo, cioè la loro mente è troppo, come si dice, concentrata alle cose terrene e non hanno capito fino a quando non capiamo che siamo stati collocati in questa terra, ma per un tempo ben preciso e che prima o poi ognuno andrà via. Allora, quando andremo via, che tracce lasceremo di noi? Ah, quello mi ha fatto, gliela devo far pagare. Magari sempre quei musi lunghi. Ci inventiamo, così ci ammaliamo psicologicamente. E poi perdiamo di vista il vero senso della vita. Il vero senso della vita che non è questo. Noi siamo stati creati per amare, per amore. E allora doniamolo questo amore. Perché guardate, la vita può cambiare da un momento all'altro, come è successo per me, anche io avevo i miei progetti, le mie cose, e a volte la vita ti capovolge e ti fa capire che quei progetti umani non corrispondono poi a quelli divini.
E quindi si fa, fai un passo indietro e poi realizzi altri progetti. Ecco, perché se oggi sono limitata per fare una corsa, però aspettate che passa un camion qui dietro di me, oddio, vedete? Rischiavo pur di essere investita, vedete la vite come non ci appartiene, e quindi insomma dobbiamo stare sempre allerta. Quindi stavo dicendo che appunto dobbiamo vivere con la consapevolezza che ogni giorno è un grandissimo dono, è un grandissimo dono. Io vi lascio perché sennò qua mi fanno fuori un altro camion, avevo detto che era deserto, però dovete sapere che stanno preparando giustamente le spiagge, perché come ho detto prima le stagioni cambiano un po' come la nostra vita, no? Anzi dobbiamo prendere esempio dalle stagioni, allora tutto tace quando è in inverno, le spiagge deserte e poi all'improvviso rifioriscono. Allora fra poco vedrete chi fa cagnara e dice ah, questo è il posto mio qua, l'ombrellone l'avevo piazzato prima io, gli schiamazzi dei bambini, le palle in fascia che ti arrivano, insomma, palette, castelli, rastrelli, insomma, alla fine poi torniamo a desiderare quel deserto. Insomma, la vita è un cambiamento, è un continuo cambiamento, quindi non lasciamoci trovare impreparati, non lasciamoci trovare impreparate. Oggi la gente si lamenta perché magari fa le file alle code dei supermercati per pagare e torna a casa distrutta. Io quanto vorrei tornare a casa distrutta non per la mancanza di respiro, perché mi sono stancata a respirare e perché il respiro è poco, ma vorrei tanto tornare a casa dopo aver fatto una partita di pallone con i miei figli, aver ballato magari con i miei figli visto che gli piace il ballo, oppure essermi, ecco, buttata a terra in questa sabbia a fare le parole, ecco, e stancarmi per questo, ma non perché devo essere stanca perché non riesco a respirare, perché quel poco di respiro che entra nella mia vita lo pago a duro prezzo. E allora va bene, non fa niente, andiamo a rilento, andiamo un po' più a rilento noi. Io vi lascio, vedi qualcuno azzarda lì dalle mie spalle, comincio a fare le solite passeggiate, ma tra poco vi assicuro che qua non si potrà più camminare. Dalle mie parti è tutto, io passo e chiudo e mi raccomando, non sprecate tempo, non sprecate tempo, veramente, il dono è sempre, il dono della vita, sapete qual è il segreto della vita? È quello di sorridere, perché comunque è un dono, prima, comunque è un dono, prima o poi lo lasceremo tutti, malati e non malati, quindi cioè, ci vogliamo rovinare le giornate, tante persone mi scrivono, ah, ma io sono rimasta solo, quello mi ha abbandonato, quello... Ma non siamo soli, guardiamo l'infinito, guardiamo il mare, guardiamo il mare. Cioè, il mare sembra da solo, ma non possiamo essere da soli. C'è sempre un essere che cammina silenzioso accanto a noi. E se proprio non, perché tanti dicono, ma io non ho la fede, non ho la fede, neanche io la tengo la fede, ok? Perché la fede è una parola grande, la fede è un regalo immeritato che ci consente Gesù Cristo. Allora non la sentite? Beh, pigliatemi un animale, se ne è andato il cugino, se ne sono andati i parenti, mio fratello, non, insomma, tutti se ne sono andati, prendetevi un animale, io ho pappagalli, cani, gatte, ho di tutto, tengo zoo a casa. Quindi prendetevi un animale che siete sicuri che vi amerà incondizionatamente. E al di là di quello che siete, un abbraccio e buona giornata.